Ciao a tutti, mi presento, sono Giulia Castolli, sono un'operatrice di pet therapy, per esattezza sono un coadiutore di animali e sono qui per spiegarvi un po' che cos'è questo mondo. Gli interventi assistiti con gli animali sono noti anche come pet therapy, sono delle attività complementari che permettono con la collaborazione dei nostri amici a quattro zampe di entrare in una relazione ed aiutare le persone nelle varie loro problematiche di vita. Gli animali che vengono messi in gioco secondo quelle che sono le attuali linee guida per interventi assistiti sono il cane, il gatto, il coniglio, l'asino e il cavallo. Ognuno di questi animali ha delle diciamo prerogative a sé e viene inserito in diversi contesti ed obiettivi. Attualmente lavoro in vari contesti. Mi occupo essenzialmente di attività ludico-ricreative, proprio perché appunto come linee guida ci sono diversi tipi di attività, quella educativa, quella terapeutica e quella ludica. Io sono più incentrata sulle attività ludiche, proprio per creare un momento di spensieratezza, di leggerezza e benessere emotivo nelle persone con cui lavoro. I posti essenzialmente sono dei centri diurni disabili, le case di riposo e un bellissimo progetto in un hospice con i malati terminali. In questo momento, vabbè, data un po' la situazione attuale, siamo ferme, ma sta per partire un bel progetto in altre case di riposo della zona, oltre a da un annetto un bellissimo progetto in un ospedale, l'ospedale pediatrico di Como. Ovviamente i nostri amici a quattro zampe sono, diciamo, i protagonisti di queste attività e il vedere appunto sorridere qualcuno e sentire appunto la felicità che scorre quando vedono arrivare l'animale è quello che mi appaga di più. Io mi sono avvicinata a questa attività, diciamo che la mia esperienza personale mi ha condotto un po' a questo lavoro. Io avevo questa mia nonna con una malattia di Alzheimer abbastanza grave e la nostra cagnolina di casa era una cagnolina un po' bisbetica, non andava d'accordo con nessuno e aveva invece con mia nonna una capacità di empatia, di supportazione, la consolava nei momenti di difficoltà e vedevo che effettivamente mia nonna gioiva e beneficiava di questa relazione. All'epoca avevo 11-12 anni. Poi alle scuole superiori sono venuta a conoscenza di questa attività grazie a un mio docente di psicologia che ha fatto venire a scuola appunto questa simpatica Labrador con la sua proprietaria che faceva questo tipo di attività nelle case di riposo del mio paese. E lì avevo già capito che quello sarebbe stato il mio futuro lavoro, al che poi appunto ho seguito un master alla Cattolica che mi ha portato fino a qui. Ci tengo a raccontarvi l'esperienza che più mi ha colpito di questo lavoro. È stato proprio il primo anno di attività che probabilmente mi resterà impressa nella mente per sempre. In hospice, sempre con i malati terminali, c'era questo paziente che non riusciva da tempo a riposare, ad addormentarsi, nonostante anche le varie medicine. E gli stessi infermieri e medici mi avevano detto che forse aveva bisogno di stare più tranquillo e quindi di provare a vedere cosa succedeva con il cane. Io sono entrata con Margot
appunto la mia Fox Terrier e ci siamo messi un po', l'abbiamo messa lì sul letto insieme al paziente, ci siamo messi un po' a chiacchierare e a un certo punto lui, accarezzando Margot sul suo letto, si è addormentato col sorriso. E questa è stata l'esperienza per me meravigliosa e fantastica. Ed è un po' anche la storia che racconto a chi mi chiede come fai ad andare in hospice dai malati terminali. Per questo motivo, essenzialmente, perché vedere sorridere qualcuno anche nei momenti in cui c'è ben poco da sorridere mi dà la forza, mi riempie un po', mi riempie l'anima. Vi presento adesso le mie cagnoline. Lei è Margot, è un Fox Terrier di 9 anni, una femminuccia. Lei è stata la prima cagnolina che ha lavorato con me in attività e diciamo che ci siamo formate assieme. È un cane molto dolce, molto empatico e ha una capacità fantastica di riconoscere le persone, le loro emozioni e di muoversi di conseguenza. Diciamo che il bello di Margot è che è una cagnolina recuperata, è stata salvata da un allevamento e aveva paura delle persone, lo so, sembra strana questa cosa, ma era proprio così. È un cane che ha paura delle persone. Abbiamo fatto tanto lavoro e adesso qualsiasi persona incontri per strada è un nuovo amico da conoscere. Lei invece è Thea, è una cocherina di 2 anni, è arrivata che aveva 3 mesi nella nostra famiglia, scelta proprio per diventare una seconda collega di lavoro. Sono andata a prenderla in un allevamento sopra Como, una Mrs. Cocker. È un cane fantastico, molto empatico, super festaiolo, diciamo. È un cane festoso, molto energico e lavora con me soprattutto nei contesti di scuola o centri diurni disabili. Insomma, in contesti dove può scatenare la sua energia. Tia, saluti, ciao! Beh, che posso dire d'altro? Loro sono le mie colleghe e compagni di vita e sono un po' monelle ogni tanto, come si vede. Iro! Viviamo insieme, giochiamo assieme, lavoriamo assieme, è la cosa più bella che poteva succedermi ed è quello che mi fa proseguire tutti i miei sogni, i miei progetti. Detto questo, spero di avervi un po' delucidato al meglio che cos'è l'attività assistita, cos'è la pet therapy e avervi trasmesso le emozioni che provo e che faccio provare alle persone. Adesso vi faccio salutare anche da Thea. Thea! Ciao!